Come ho già detto, non siamo indenni dall'infiltrazione mafiosa, come evidenziato anche dall'ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, dall'indagine e dagli arresti operati dalle forze dell'ordine, ma anche dalle intimidazioni, come quelle recenti rivolte al giornalista Giovanni Tizian a seguito della pubblicazione del suo libro Gotica, o quelle inviate alcuni mesi fa allo scrittore Davide Cerullo con lo sfregio della sua mostra dedicata a Scampia. Qui siamo nel modenese. Lo stesso aumento dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa nella nostra regione, stando ai dati dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, tra le regioni del Nord, l'Emilia-Romagna è al quarto posto fra le regioni del Nord per numero di beni confiscati, dopo la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Questo purtroppo è una spia di quanto sta accadendo, un fenomeno che merita la massima attenzione da parte di tutti, a cominciare dalla politica, dalle istituzioni, dalla cultura e del nostro tessuto sociale. Il 9 maggio 2011 l'Assemblea regionale ha approvato la legge per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e la diffusione della cultura della legalità. Gli obiettivi vanno dal sostegno ai comuni e associazioni nel recupero dei beni confiscati alla mafia, alla formazione specifica delle forze di polizia locale, da interventi di sensibilizzazione nella scuola alla costituzione di un osservatorio regionale permanente sul fenomeno criminale organizzato. La stesura di questa legge ha visto il coinvolgimento di tutti gli assessorati della regione, degli enti locali, dell'associazionismo e del volontariato, delle forze economiche e sociali, dei rappresentanti della magistratura e dello Stato sul territorio e delle università, proprio al fine di emanare una legge utile, potenzialmente efficace a dare risposta ai bisogni della collettività. La legge ha previsto l'adesione ad avviso pubblico per dare il nostro contributo in fatto di idee e di progetti e soprattutto per poter attingere alla grande esperienza di questa realtà. Una parte del testo della legge è dedicata ai beni confiscati per aiutare comuni e associazioni a districarsi nelle difficoltà per l'assegnazione dei beni, per il loro recupero e per la loro gestione. Attualmente in Emilia-Romagna ve ne sono 31 tra appartamenti, cascine ed ex colonie. Il loro riutilizzo come bene della comunità ritengo rappresenti un segnale importante per la collettività, per la capacità dello Stato di contrastare la presunta onnipotenza della mafia. La rete di accordi e convenzioni con enti locali, rappresentanze della società civile, del mondo della scuola, dell'università, della prefettura e delle forze dell'ordine sono un pilastro importante della legge. La legge prevede anche il sostegno a interventi nelle scuole e università per la realizzazione di attività di qualificazione e aggiornamento del personale sul fenomeno del crimine organizzato di stampo mafioso, per la valorizzazione di tesi di laurea, per la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro lo stile di vita mafioso, alla diffusione della cultura della legalità. Si istituisce, con la legge, il 21 marzo come giornata regionale in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile e si assegna alla esistente Fondazione regionale per le vittime di reati gravi il compito di occuparsi anche delle vittime della criminalità di stampo mafioso. Dopo solo 8 mesi dalla sua approvazione, la legge ha prodotto i suoi primi risultati. Nel dettaglio sono già stati finanziati, cioè la Giunta ha già deliberato il finanziamento di oltre 60 interventi attraverso intese firmate con enti locali, scuole, università, forze dell'ordine e progetti gestiti da associazioni. Tutti gli accordi di programma e i protocolli d'intesa con gli enti locali prevedono la realizzazione di attività cui la Regione partecipa direttamente, non solo col contributo finanziario, ma anche con competenze tecniche di progettazione. Si tratta quindi di attività cogestite in tutte le fasi della realizzazione. I
spicca fra gli interventi la realizzazione, cito solo due, se no, spicca la realizzazione tra gli interventi di una casa della legalità a Buonporto, dove ci sono stati delle intimidazioni nel modenese, e al centro di un quartiere oggetto di conquista da parte di una famiglia già coinvolta nella criminalità mafiosa e che si sta ricomponendo, questa famiglia. Anche una serie di iniziative pensate per i giovani, quasi 20.000 gli studenti dalle scuole medie alle università direttamente coinvolti in progetti scolastici antimafia, con incontri, confronti che prevedono anche l'uso di nuove tecnologie e social network. E quasi 500 i giovani che potranno visitare terre e beni confiscati alla mafia in Emilia-Romagna e in altre regioni. Alcune centinaia sono poi le iniziative culturali, i seminari proposti alle comunità, 5 i corsi di formazione specialistica per operatori delle imprese e degli enti pubblici. Possono essere coinvolte, almeno dal punto di vista progettuale, circa 4.000 persone. E ancora progetti per la costituzione di osservatori provinciali e comunali e 2 rilevanti progetti per il recupero di beni confiscati, uno nel Parmense e uno nel Ravennate, e che tornano all'utilizzo come beni comuni di tutti. Oltre 200 gli enti locali coinvolti, province, comuni e unioni dei comuni. La Regione ha messo a disposizione risorse per la legalità e per la sicurezza di 2 milioni di euro. Nell'occasione dell'approvazione della legge, il Consiglio regionale ha votato a maggioranza un ordine del giorno che richiedeva l'istituzione della DIA regionale, non l'avevamo, con sede a Bologna. Nelle scorse settimane il Ministero degli Interni ha accolto l'istanza e l'ha attivata appunto con sede a Bologna. Per concludere, cito avviso pubblico il rapporto, perché condivido, e è una citazione che sento moltissimo, che la mafia per esistere ha bisogno della politica, ma la politica non deve aver bisogno dei rapporti mafiosi. Vi ringrazio.